L'idea è nata 10 anni fa, dopo che i ragazzi qua di Borgo Taro hanno perso un loro compagno, un loro volontario, hanno deciso di ricordarlo in questo modo, organizzando questo torneo, perché era la sua idea, che non è mai riuscito, era il suo sogno che non è mai riuscito a realizzare, per cui hanno deciso, una volta che non c'è più, che Matteo è scomparso, di ricordarlo in questo modo. Le prove che facciamo in questo torneo sono ideate partendo da quello che vediamo tutti i giorni, quindi da scenari, da interventi effettuati realmente o visti nelle cronache della zona. Quindi ideiamo che tipo di patologia possiamo andare a riprodurre, poi individuiamo le zone dove fare lo scenario e poi costruiamo lo scenario anche sulla zona, cioè andiamo a costruirlo proprio in maniera vera e propria, in base anche alla zona, al posto in cui che troviamo per svolgere lo scenario. Organizzare e anche partecipare qui al torneo sanitario è importante, perché sicuramente aiuta la parte formativa, nel senso che noi creiamo questi scenari, creiamo queste prove per cercare di lasciare un bagaglio formativo ai soccorritori che partecipano, ma non solo, anche a chi lavora sulle prove, perché comunque è esperienza anche per loro, tant'è che alcuni anni fa abbiamo fatto una prova anche qua sulla scena del crimine con l'intervento, un primo tentativo che abbiamo fatto alcuni anni fa, e alcuni mesi dopo il capoprova, cioè chi stava lavorando su quella scena, si è trovato a dover intervenire realmente con l'intervento con l'ambulanza sulla scena del crimine, e facendo riferimento all'esercitazione che era stata fatta su quello scenario è riuscito a intervenire preservando un pochettino la scena.